Ciao a tutti, oggi vi spiego come realizzare un quadrettino per la vostra camera glitter. Allora, innanzitutto dovete cercare una stampa che vi piaccia, che rispecchi un pochino il vostro stile. Potete cercare su Pinterest o comunque su Etsy, dove ci sono veramente tantissimi artisti che realizzano stampe di questo genere, che potete scaricare e poi successivamente modificare e stampare come più vi piace. Io ho trovato un artista veramente fantastico, di cui vi lascio il link all'interno dell'info box, dove potete trovare tantissimi tipi di stampe, dai fiori agli accessori beauty. Dopo aver quindi scaricato la vostra stampa o le vostre stampe che amate particolarmente, andate su Photoshop se avete piacere di costruire, tra virgolette, in maniera un pochino più particolare le vostre stampe, modificate tutto quello che vi pare e quindi date in stampa e stampate. La carta su cui vi consiglio di stampare è una carta un pochino più consistente, più o meno 220 grammi, e assomiglia tantissimo al cartoncino Bristol. È una carta appunto più consistente, che reggerà meglio la colla e glitter. Fatto questo, adesso prendete tutto il necessario, cioè vernici, glitter e forbici, e cominciate a prendere la vostra prima stampa. Intanto, se avete delle cornici leggermente più piccole, portate la stampa a misura. Quindi prendete ovviamente le misure che vanno bene per la vostra cornice e procedete a tagliare ovviamente con le forbici. Io sono malata di precisione, ho usato addirittura il metro per vedere se riuscivo a essere precisa e a tagliare un rettangolo perfetto. Vabbè, queste qui sono le malattie. Procedete adesso quindi a tagliare con le forbici. Verificate appunto che la vostra stampa sia effettivamente a misura. Se appunto è leggermente più grande, potete comunque continuare a tagliare e a portarla quindi a misura. La mia è fortunatamente a misura, quindi posso continuare a realizzare il mio quadrettino. Adesso mi armo di glitter. I glitter potete prendere i colori che più vi piacciono, e coccoina, la mitica coccoina. Prendete un pennellino piccolino, in maniera da essere precisi per la stesura della colla, e andate a stendere la colla in alcuni particolari. Adesso quindi applicate glitter e continuate con questo lacchezzo fin tanto che il risultato non vi piace. Io per questa stampa ho usato due tipi di glitter: il glitter rosa antico e un glitter oro. Potete prendere quindi le altre stampe e applicare tutti i glitter che più vi piacciono. Ovviamente cercate di prendere un piano abbastanza pulito e che su cui non ci dovrebbero essere problemi per quanto riguarda i glitter, non come me che ho usato come piano da lavoro il tappeto e adesso è pieno di glitter. È una cosa carina, simpatica, però dare l'aspirapolvere lo è meno, quindi usate la scrivania. Ecco qui che vi faccio vedere come ho realizzato ortensie, profumi e altre robe varie. E niente, aspettate che tutto sia asciutto e mettete le vostre bellissime stampe all'interno dei portafoto. Ta-dan! Ecco qui, spero che il do it yourself vi sia piaciuto e mi raccomando, se vi va,
iscrivetevi al mio canale. Vi mando un grosso bacio e alla prossima, fatemi sapere cosa ne pensate all'interno dei commenti. Ciao ciao!